Il nuovo pronto soccorso di Santa Maria Annunziata, già attivo dal 18 luglio, è stato inaugurato dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e dal direttore generale dell'ASL Toscana Centro Paolo Morello Marchese. La voce del tenore Mattia Nebbiai ha accolto i presenti intonando l'inno d'Italia. Questa è la seconda volta, ci stavo riflettendo, che nel mio corso di partecipazione al governo della Toscana, prima come assessore, adesso come presidente, vengo a inaugurare il pronto soccorso di Pontannicchia. Prima era stato un ampliamento, adesso c'è un ulteriore ampliamento. Io penso che il pronto soccorso sia una struttura fondamentale perché comunque riesce a fare una diagnostica, una capacità di intervento che è immediata e consente ai cittadini di capire di cosa si tratta e ai sanitari di intervenire. I lavori iniziati nel maggio 2017 si sono conclusi nel dicembre 2019 con un investimento di 23 milioni di euro. Nei 3.000 metri quadrati del nuovo pronto soccorso sono stati realizzati spazi per l'accettazione, per il triage e per la valutazione con 22 postazioni, una subintensiva da 4 posti, due sale radiodiagnostiche, una sala ecografica e la sala gessi. Sì, ha un'inaugurazione veramente importante per tutta l'area del Valdarno Superiore, Firenze Sud, diventa una parte proprio di alta tecnologia, di possibilità di accesso rapido, una superficie molto, molto grande, più di 3.000 metri quadri per un valore economico complessivo di oltre 23 milioni. L'ospedale di Santa Maria Annunziata ha un bacino di utenza che va dal quartiere 2 di Firenze a tutta l'area del Chianti della Val di Pesa e del Valdarno e continuerà ad essere integrato con l'ospedale Serristori di Figline. In questa regione abbiamo 4 ospedali nuovi e ospedali fortemente rinnovati. Penso a Firenze l'ospedale di Careggi che si è fortemente rinnovato e sta completando una imponente attività di ristrutturazione. Penso all'ospedale di Santa Maria Nuova, un ospedale di tanti secoli fa che ha tra i macchinari più moderni di oggi. Il pronto soccorso dell'ospedale di Ponte Annicheri